Dove eravamo rimasti? Leon e Luke tornano all'hotel per chiedere a Cermi la foto rinvenuta a casa del dottore. Sfortunatamente l'ispettore si accorge di aver perso in giro per la città i frammenti della foto. I due decidono di ripercorrere l'itinerario dell'ispettore per recuperare i pezzi della foto. Un saluto a tutti voi enigmisti e benvenuti alla 14ª parte del mio let's play al professor Layton e lo scrigno di Pandora. Durante questa parte inizieremo a tutti gli effetti il capitolo 5, che ci vedrà protagonisti della ricerca dei frammenti della foto rimasti, e questo ci permetterà di avanzare non poco nella storia principale del gioco. Direi però di non perderci in altre chiacchiere, dato che con il cambio di capitolo, almeno per le prossime due o tre parti, ci saranno un numero maggiore di enigmi da risolvere, quindi iniziamo subito. Bentornati, vedo che siete ancora presi dalle vostre indagini. La nostra città è molto grande oltre che bella, quindi state attenti a non affaticarvi troppo. Sarete sicuramente stanchi, quindi perché non vi siedete un attimo e vedete questo enigma? Enigma numero 92, metalli preziosi, vale 40 picarati. Che fortuna! È ereditato un lotto di 5 quadrati di un terreno ricco di metalli preziosi. Ogni pezzo di rame vale 1, ogni pezzo d'argento 3 e ogni pezzo d'oro 5. Puoi sceglierti 5 quadrati, ma devono essere collegati l'uno all'altro. Ricorda che i quadrati non possono essere collegati in diagonale. Devi assicurarti il lotto di 5 quadrati più prezioso. Sei capace? Allora, per la risoluzione di questo enigma è importante individuare subito la zona del terreno in cui è possibile ottenere più materiali e che questi abbiano, insomma, dei valori più alti, anche se non devono essere lontani fra di loro o non devono essere difficili da collegare. E la zona in questione è proprio quella in basso a destra e i 5 gradi da scegliere sono questi qui. Così dovrebbe andare. Un vero gentiluomo risolve ogni enigma. Ce l'hai fatta! Il lotto di terra mostrato qui è l'unico che vale 10, il valore più alto che puoi raggiungere rispettando le condizioni dell'enigma. Ben fatto! Quando la stanchezza inizia a farsi sentire, concedetevi una bella pausa. Riposare di tanto in tanto fa bene al corpo e alla mente. E otteniamo una chiave dell'antico diario, che utilizzeremo per aprirne una nuova pagina presto. Ok, direi di iniziare l'esplorazione di Folsens dall'inizio, insomma, perché, come vi ho detto, con il nuovo capitolo è come se fossimo appena arrivati in città, dato che ogni persona avrà un enigma nuovo da proporci, oltre a quelli che abbiamo lasciato indietro dal capitolo precedente. Quindi, iniziamo dall'ingresso, anche se devo tornare avanti e poi tornerò a questo scenario, e vi consiglio di fare in questo modo quando volete parlare con un personaggio che però a cui dovete però ancora dare il tè, insomma. Ora siete a Folsens, ragazzi, continuate in grande, perché qui tutto è possibile. Voglio darvi un benvenuto con un piccolo enigma. Riguarda una piazza come quella dove ci troviamo adesso. Enigma numero 60. Enigma in piazza, vale 25 picarati. Allora, c'è questa grande e vecchia statua in mezzo alla piazza. Se consideri unicamente l'area intorno alla statua, vedrai che la piazza presenta la forma di una ciambella. Quello che devi fare è dividere questa ciambella in due parti di forma identica usando una sola linea. Ah, e prima che cadi troppo la cresta, la linea tracciata qui sotto non vale, perché in realtà sono due linee. Traccia la tua risposta su touchscreen. Allora, a mio parere questo enigma dovrebbe valere qualcosa in più di 25 carati, 30 o 35, insomma, perché è un po' difficile, o meglio, la risposta non può essere intuitiva. In ogni caso, la soluzione è quella di creare una circonferenza, che è una linea singola in geometria, quindi non va contro il testo dell'enigma, a circa un terzo del raggio della ciambella, in modo che appunto li dividiate in tre parti diverse. Quella che abbiamo tracciato noi vale un terzo, mentre invece quella iniziale due terzi. Consideralo risolto. Un vero gentiluomo risolve ogni enigma. E qui c'è l'immagine molto più precisa della mia e anche la spiegazione. Un sacco di gente viene a Folsens in cerca di fama e gloria, ma voi mi sembrate diversi. Accettate un consiglio da uno che ne sa. State lontani dalla foresta ovest della città. Ok, perfetto. Dunque,
Adesso direi di muoverci verso la piazza principale di Folsens. Anche se prima vorrei entrare un attimo dall'antiquario, perché se non ricordo male, uno degli enigmi che abbiamo lasciato indietro dal capitolo precedente erano disponibili proprio dall'antiquario. Quindi forse potrebbe ripetersi la storia. Per quanto mi piacciono gli oggetti antichi, preferisco gli enigmi. Ho un bel enigma da Nata che le vorrei proporre se le interessa. Mi sarei onorato. Ottimo, questo enigma riguarda un vaso sacro che fa parte della mia collezione. Si trova laggiù. Enigma numero 64, pietre nel vaso, vale 20 picarati. Questo vaso contiene 101 pietre, tutte identiche per dimensioni e al tatto. Ci sono 50 pietre nere e 51 pietre bianche. Ora indossa la benda, metti la mano nel vaso e tira fuori tutte le pietre che vuoi. Se alla fine avrai estratto lo stesso numero di pietre nere e bianche, riceverai tanti pezzi d'oro quando saranno le pietre estratte. Quante pietre devi estrarre per avere maggiore opportunità di guadagnare più denaro possibile? Questo enigma è davvero semplice, dato che il numero di pietre nere e bianche che possiamo ottenere massimo è 100, infatti ce n'è una in più bianca, la risposta sarà proprio 100. Consideralo risolto. Un vero gentiluomo risolve ogni enigma. Ben fatto, se estrai 100 pietre dal vaso ne resterà solo una al suo interno. Se è bianca avrai estratto con successo 50 pietre per ciascun colore. Naturalmente, estraendo solo due pietre avrai la stessa probabilità di guadagnare le monete, ma ne otterrai molte di più se estrarrai 100 pietre invece che due. Ben fatto, un talento come il suo è difficile da trovare in questi tempi. E quindi possiamo uscire e muoverci verso la piazza. Dunque, direi di andare verso la zona nord-orientale, quindi di qui. Ma parliamo prima con questo gestore del ristorante. Gli affari non vanno granché bene. Senza clienti non ho molto da fare, sapete? Ha altri compiti oltre che stare all'ingresso? Sì, piccole cose. L'altro giorno il capo mi ha detto di fare delle copie del menù. Le vuole far fare a me perché è una seccatura. Cosa ne dite di darmi una mano? Enigma numero 69. Fotocopia il menù. Vale 25 picarati. Il menù che vedi qui è stato piegato in tre parti e ristappato da ambo i lati, il che significa che è stato costituito da 6 pagine. Il capo ha bisogno di un sacco di copie, ma sfortunatamente la fotocopiatrice può stampare al massimo 2 pagine alla volta. Per risparmiare tempo dovrai realizzare una copia del menù utilizzando la fotocopiatrice il meno possibile. Qual è il minor numero di volte in cui dovrai far passare il menù nella fotocopiatrice per realizzarne una copia completa? Allora, anche questo enigma lo trovo piuttosto semplice, e dato che, insomma, possono essere fotocopiate al massimo 2 pagine per volta e le pagine del menu sono 6, la risposta è 3. Adesso ci penso io! L'apprendista di Layton colpisce ancora! Ottimo lavoro! Se pigli il fotocopio menu come mostrato nell'illustrazione, puoi realizzare una copia completa in appena 3 passaggi. Oh, allora si fa così. Pensavo che per fare tutte quelle copie ci avrei messo un'eternità. Probabilmente ci sono modi più eleganti per farlo. Pensa che al suo capo andranno bene così? Ah, non se ne accorgerà nessuno. Di solito sono tutti qui presi a decidere cosa mangiare. Se lo dice lei. Ok, e già che ci siamo direi anche di andare dal fotografo. Anche se dobbiamo dargli un tè, quindi conviene uscire e rientrare. Anche se adesso anche Felix ha bisogno di un tè. Proviamo a darlo. Cosa le tormenta? Ogni giorno me ne sto qua fuori per ore e ore. Stare in piedi così tanto è una tortura per le ginocchia. Dovrei iniziare a prendermi delle pause a metà del turno o qualcosa del genere. Quella del portiere è una professione spossante. Chissà se una tazza di tè la farà stare meglio. Sarei felice di preparargliela. Sì, ma tenga presente che a forza di lavorare in un ristorante di lusso sono diventato schizzinoso. Mi farà felice se solo se riuscirà a trovare un qualcosa di delicato con un tocco di piccante. Prenderei un tè morbido con un pizzico di piccante. Non sarebbe male anche un retrogusto dolce. Penso che spezie celestiali possano andare bene. Questo sì che è un tè. Felix sembra rinfrancato e pronto per una maratona. So riconoscere un buon tè quando lo assaggio. Il suo è spaziale, mio amico mio. Il portiere del miglior ristorante della città deve sempre dare il meglio di sé. In passato anche il figlio del duca e della fidanzata mangiavano da noi.
Con clienti di quel livello il servizio deve essere impeccabile dall'inizio alla fine. Wow, la crema di Folsens, eh? Proprio così, figliolo. Pensaci di bene, è un bel po' di tempo che non vedo quella coppia. Spero di non farci visita. Ok, adesso possiamo davvero entrare dal fotografo e parlare con lui. Ditemi, vi siete mai spinti fuori dai confini della città? Le storie che ho sentito su ciò che si può vedere lì fuori metterebbero una fifa blu a chiunque. Poco tempo fa ci sono andato con la mia macchina fotografica più bella. Le foto che ho scattato sono... Beh, guardate voi stessi. Enigma numero 96. Un enigma spettrale, vale 30 picarati. Caspita, c'è un fantasma nella foresta. O così pensavi fino a quando non hai capito che lo spettro che avevi di fronte non era altro che una sagoma di legno attaccata a un ramo. Guardandoti intorno noti quattro tavole di legno abbandonate nell'erba. Da quale di queste quattro tavole è stato ricavato il fantasma? Hai quattro scelte. A, B, C o D. Fai attenzione, la tavola giusta potrebbe essersi capovolta mentre era nell'erba. Allora, il classico enigma da illusione ottica, possiamo chiamarlo così. Dunque, allora, la D mi sembra che abbia quattro dita per mano il fantasma, quindi dato che nella figura sono cinque, possiamo escluderla. Per quanto riguarda A, ha una forma strana, insomma, possiamo dire la parte da cui si origina il fantasma, cioè la parte inferiore, non so come davvero definirla. Mentre rimangono B o C e... Mettiamo alla prova la mia teoria. Un vero gentiluomo risolve ogni enigma. Esatto, il fantasma che è stato ricavato dalla tavola B, che deve essersi ribaltata cadendo per terra. Tutte le altre tavole presentano delle piccole differenze che fanno sì che non possano essere quelle giuste. Sì, come avevo ragione, ha una differenza per la parte inferiore, mentre C ha le mani capovolte. Ehi, pensavo che ci avrebbe fatto vedere la foto di un fantasma vero. Ah, speciale di averti deluso, amico. Adoro fare questo scherzo ai clienti. Dico davvero, da un po' di tempo nessuno va più nella foresta. Quel posto è selvaggio e pericoloso. E otteniamo un nuovo giocattolo. Penseremo presto anche al minigioco del criceto, che sono sicuro di aver completamente dimenticato. Quel bulldog blocca la strada per la parte nord-est della città. Come possiamo fare? Beh, allora direi di interagire con lui. Il nostro amico Bulldog ha un altro atteggiamento rispetto alla prima volta che l'abbiamo incontrato. Professore, sembra affamato. Penso che ci farà passare se gli portiamo qualcosa da mangiare. Molto bene. Se non mi sbaglio c'è una drogheria sotto la torre. Sono sicuro che lì troveremo del cibo gustoso per il nostro amico. Il professore e Luke decidono di visitare la drogheria del paese. Beh, il nome della drogheria è ingannevole. Infatti si vende cibo, non quello che dice il nome, insomma. Ok, passiamo qui davanti al cancello, anche se direi di andare subito verso la parte, questa volta, ovest della città. E abbiamo un nuovo personaggio con cui interagire, a quanto pare. Perché tutti dicono alla gente di stare alla larga del castello? Voglio dire, che differenza fa? Tanto la strada è bloccata da quel cancello che è sempre chiuso. Allora quella è l'unica strada per arrivare al castello? Oh, volete davvero andarci? È un posto strano e frapendoso, ma capisco benissimo. Il cancello si apre una volta al giorno per far passare una vecchia carrozza. Nascondendomi nei cespugli forse potreste riuscire a entrare insieme alla carrozza. Quindi il cancello si apre. Cosa sa di questa carrozza? Non molto, solo che si reca al castello ogni giorno più o meno alla stessa ora. Ma, ehi, adesso che mi ci fate pensare, vi va di aiutare una ragazza a risolvere un enigma? Enigma numero 120. Tiro alla fune, vale 30 picarati. Alcune squadre di cavalli partecipano a sessioni di tiro alla fune. Le squadre sono composte da 8 cavalli della stessa stalla. Le due sessioni si concludono in pareggio. Sessione 1. ABCD contro EFGH. Sessione 2. HCB contro GA. Sessione D. DA contro FEH. Se vuoi che anche la quarta finisca in pareggio, quali cavalli devono figurare nella squadra che tira contro EEF? Tocca un cavallo per inserirlo in squadra. Allora, bisogna utilizzare ovviamente gli indizi delle precedenti sessioni per riuscire a risolvere questo enigma, penso sia chiaro. Dunque, allora, a quanto pare, forse A, che insomma
è dalla parte di cavalli minori, quindi più forti rispetto agli altri, nella sessione 2 o 3, potrebbe essere un indizio importante. Allora, osservando meglio la sessione 2 e la sessione 3, dunque, H possiamo annullarlo con la A, probabilmente. Forse metterei D, che probabilmente sostituisce, può sostituire G e nella sessione 2, quindi io andrei proprio con H, cioè con D, scusate. Adesso ci penso io! L'apprendista di Layton colpisce ancora! Così si fa, naturalmente potrebbero funzionare anche altre combinazioni, ma l'unica che assicura un pareggio in base alle informazioni a disposizione è quindi il cavallo D, con D che è uguale a FE. Sì, avevo ragione. Oh, adesso capisco. Grazie mille. Come dicevo, se volete superare il cancello in modo migliore è passare insieme alla carrozza. Ma chissà quali, che pericoli si celano nella foresta. Io resto qui. E otteniamo una chiave dell'antico diario. Ok. Già che ci siamo, esploriamo anche questa parte del teatro e poi anche quella di Nonna Enigmina che si trova qui. Anzi, andiamo subito dalla parte di Nonna Enigmina per risolvere gli enigmi che abbiamo lasciato indietro dalla parte precedente. Andiamo con il numero 63, carte numerate. Vale 25 più carati. Hai delle carte numerate da 1 a 6 disposte nell'ordine illustrato in basso. Cambia la posizione in modo da soddisfare le seguenti condizioni. La somma dei numeri sulla riga superiore deve essere inferiore di 1 rispetto alla somma dei numeri sulla riga inferiore. La somma delle due carte della colonna di destra deve essere 5. La carta 5 deve trovarsi immediatamente a sinistra della carta 4. La carta 1 deve trovarsi nella colonna sinistra. Allora, dunque, la somma delle due carte della colonna destra deve essere 5, quindi direi di spostare il 2 con il 6. In questo modo abbiamo 5 sulla colonna di destra. Allora, osservando bene però, mi sembra quasi che abbiamo anche fatto in modo che le carte in questo modo rispettino anche la prima condizione. Quindi, la somma di numeri sulla riga superiore, che è uguale a 9, a, no, 10, deve essere inferiore di 1 rispetto alla somma dei numeri sulla riga inferiore, che è 4 più 5 più 2, 11. La carta 1 deve rimanere sulla colonna di sinistra, quindi penso che basti fare così. Cioè invertire 5 e 4 per risolvere. Ecco fatto! Fin troppo facile! Perfetto. Ottimo lavoro, questo è uno di quegli enigmi che è possibile risolvere facilmente se si ricorda di seguire gli indizi a disposizione. E otteniamo un nuovo giocattolo. Dunque, risolviamo anche l'enigma numero 115 cifre invertite e avremo terminato. Vale 40 più carati. Su un tavolo ci sono due carte. Ognuna riporta una singola cifra. Se affiancate le carte formano un numero a due cifre. Se inverti il loro ordine puoi creare un altro numero a due cifre. Sommando questi due numeri a due cifre otterrai uno dei totali mostrati qui sotto. Quale? Allora, dunque, osservando bene l'enigma, penso che bisogna subito escludere numeri superiori a 100, quindi a tre cifre. E anche, insomma, quelli abbastanza alti, perché per formare, insomma, uno dei totali qui sotto, che sono abbastanza bassi, ci vuole un numero basso. Quindi, senza stare a guardare anche le altre indicazioni, direi di andare su A44, che è il numero più basso. Mettiamo alla prova la mia teoria. Ah, fantastico! Ottimo lavoro! 12 più 21 uguale 33. 35 più 53, 88. Come puoi vedere, la somma di due numeri a due cifre invertite è sempre un multiplo di 11. Tra le 6 opzioni disponibili, l'unico multiplo di 11 è 44. E quindi abbiamo completato gli enigmi alla bottega di Nonna Enigmina. Usciamo. E direi che potremmo risolvere l'enigma di questa donna che è stata davanti al teatro. Oh, allora vuoi entrare a dare un'occhiata, eh? No, io... Oh, che quanti te lo sei, caspita, come sei timido.
Tieni, prova a risolvere questo enigma, ti farà rilassare. Enigma numero 71. Quanti anni ha? Vale 30 più carati. Un ragazzo e una ragazza stanno facendo due chiacchiere al bar. Dopo aver finito di bere un succo di frutta, il ragazzo dice: sai, adesso ho 20 anni, ma quando avevo la tua età, tu dovevi avere la metà dei miei anni di adesso. Bello, eh? Come puoi capire, il ragazzo non mi piace parlare molto chiaramente, ma in base a ciò che ha detto, quanti anni ha la ragazza con cui sta parlando? Allora, dopo la parte precedente in cui avevamo già affrontato un enigma sull'età, penso di riuscire a risolvere questo anche in modo abbastanza facile. Allora, adesso ho 20 anni, ma quando avevo la tua età, tu avevi la metà dei miei anni di adesso. Bello, eh? Allora, penso che la risposta possa essere 15, perché adesso ho 20 anni, ma quando avevo la tua età, cioè quando il ragazzo aveva 15 anni, tu avevi la metà dei miei anni, cioè quindi 15 meno 5 è 10. Credo che 15 rispetti tutte le condizioni dell'enigma, quindi proverò a mettere proprio 15. Ecco fatto. Fin troppo facile. Ben fatto, se leggi attentamente l'enigma vuoi capire che quando il ragazzo aveva la età della ragazza, lei aveva la metà degli anni attuali del ragazzo. Il ragazzo ha 20 anni e la metà di 20 è 10, quindi all'epoca la ragazza doveva avere 10 anni. Una volta detto ciò, risulta ovvio che la ragazza al momento ha 15 anni. Oh, sei un leggendone? Adoro i tipi svegli, mi fanno scegliere, dico davvero. Chi? Di leggendone? Io? Oh, stai diventando di nuovo tutto rosso, sei proprio adorabile. Torna pure quando vuoi. E otteniamo una nuova chiave del diario. Ok, spero davvero che per i discorsi gli enigmi davanti al teatro siano finiti qui. E adesso possiamo davvero fare visita al droghiere. Direi però prima di parlare con questa bambina. Il negozio di papà puzza così tanto che devo giocare qui fuori per non svenire. Quindi questa sarebbe la figlia del droghiere, interessante. Beh, ti capisco. Non è un problema, mi sono portato uno spuntino, almeno non mi annoio. Tieni, prendine un po'. Enigma numero 75. Caramelle per 5, vale 25 più carati. È una scatola contenente 4 tipi di deliziose caramelle disposte in modo casuale. Devi dividere queste caramelle in 5 porzioni uguali usando lo stilo. Assicurati che ogni porzione contenga lo stesso assortimento e la stessa quantità di caramelle. Capito? Allora cosa aspetti? Dunque, come si può vedere dall'immagine, c'è un tipo di caramelle che prevale sugli altri e sono queste di colore diverso, insomma non so cosa siano perfettamente perché non si riesce a capire benissimo dall'immagine. E in totale sono 10, quindi dividerle per 5, in ogni porzione ce ne dovranno essere 2, mentre invece gli altri tipi di caramelle ne sarà 1 per ogni porzione. Quindi, sapendo ciò, è già molto più facile risolvere questo enigma. Cerchiamo allora di rispettare le condizioni e provare a fare questi raggruppamenti, insomma. Allora, penso che così possa andare bene. In questo modo. Ok. Dunque, quando di solito in questi tipi di enigma l'ultima linea che è tracciata riesce a dividere perfettamente lo spazio che vi rimane, di solito è la risposta corretta, quindi proverei così. Ecco fatto. L'apprendista di Layton colpisce ancora. Delizioso, ricorda che quelle caramelle sono per tutti, quindi distribuiscile in giro. E via, adesso è diviso, eccone un po' per te. Wow, grazie mille. Bleh, queste caramelle sanno d'aglio crudo. Ops, mi ha caduto quell'aglio nel negozio dopo come la mia merenda. Dovrò buttarla via. E otteniamo un nuovo giocattolo. E direi quindi di entrare a questo punto nel droghiere. Parliamogli. Buonasera signori, come posso aiutarvi questa volta? Ho bisogno di un po' di cibo per un cane affamato, qualcosa del genere? Beh, la richiesta più interessante che ho avuto oggi. Non ho coccantini e scatolette, ma questi avanzi di stinco di bue faranno la gioia del vostro fido. Andrà benissimo, non dispiace privarsene? Non più di tanto, ma spero che al vostro cane piaccia l'aglio. Sono sicuro che non sarà un problema. Bene, bene, non vi faccio pagare, ma non vi dispiacerà risolvere questo enigma che ho qui, vero?
Si rimugino sopra da giorni e sto iniziando a disperarmi. Enigma numero 74. Tappa il tanfo, vale 30 picarati. L'aglio è un condimento fantastico con moderazione, ma il suo odore è molto intenso. Qualcuno ha messo dell'aglio in questo intricatissimo contenitore e l'odore sta morbando la stanza. Usa i tappi per aiutare il nostro amico a far fronte al pungente aroma. Tocca un buco per inserirvi un tappo. Per rispondere correttamente devi usare al massimo due tappi. Allora, io cerco sempre durante la situazione di Enigma di essere sincero con voi. E lo sarò anche questa volta. Credetemi se vi dico che questo enigma, tra probabilmente i 600-700 enigmi di Layton che ho risolto in tutti e 5 giochi a cui ho giocato, questo è uno di quelli che mi è rimasto più impresso nella mente. Non perché sia un enigma importante, assolutamente no, è un enigma comunissimo, ma semplicemente per la soluzione, che penso sia geniale a dir poco, e che è uno dei trabocchetti più divertenti che io abbia mai visto in vita mia. L'enigma si risolve così. Adesso ci penso io. Fin troppo facile. Ah, che bello! Per uno dei tre buchi del contenitore fa passare odore d'aglio. Qui non c'è modo di sigillarlo usando due tappi. L'unico modo è tappare le narici del nostro amico. Speriamo che abbia deciso di non uscire dalla stanza, così nessuno morirà a ridere. Per risolvere quell'enigma bisogna essere dei veri amanti dell'aglio. Tenete, vi siete meritati questo singolo di bue. E ho ottenuto della carne, gli oggetti raccolti per un lavaggio del professore. E otteniamo anche la radice verde. Il professore e Luke decidono di portare lo stingo di bue al cane del vicolo. Perfetto. Quindi direi di tornare subito verso la zona nord-orientale della città. Per portare lo stingo di bue al cane. Anche se prima direi di parlare con questo nuovo personaggio. Se continuate a correre in giro così consumerete la sua delle scarpe, ragazzi. Ripetetemi un attimo risolvendo questo enigma per me. Enigma numero 113, dadi in colonna, vale 30 picarati. Hai incolonato 3 dadi. Nei punti in cui i due dadi si toccano, la somma delle facce a contatto è pari a 5. Se una delle facce visibili del dado in basso mostra un 1, quale numero deve essere sulla faccia superiore del dado in alto? Nel caso lo stessi chiedendo, ogni dado è identico, la somma delle facce opposte di ciascun dado è pari a 7. Questo enigma mi lascia perplesso, non sono sicuro di riuscire a risolverlo, anche se qualche idea ce l'ho. Direi che penso sia arrivato il momento di utilizzare qualche aiuto anche in questa parte. Nei punti in cui i dadi si toccano, la somma delle due facce è pari a 5. Di conseguenza, ognuno di queste 4 facce deve portare un numero compreso tra 1 e 4. Le opzioni per la faccia superiore del dado in basso sono limitate. I numeri possono essere solo un 2, un 3 o un 4. Ammettiamo per un attimo che la faccia superiore del dado in basso sia un 4. In questo caso la faccia inferiore del dado centrale dovrebbe essere un 1, il che renderebbe la faccia superiore di questo secondo dado un 6. Perché sai che sulle 4 facce a contatto l'una con l'altra deve figurare un numero compreso tra 1 e 4? Puoi escludere questa possibilità. Allora, dunque, questi aiuti mi hanno lasciato un po' perplesso, in effetti non sono riuscito a capirli benissimo. Ho tutto l'ultimo, che penso rileggerò. Ma io proverei a mettere 6 in alto, non so perché. Mettiamo alla prova la mia teoria. Un vero gentiluomo non risolve ogni enigma. Esatto, poiché sai che la somma delle facce opposte di ciascun dado è 7, puoi facilmente restringere il campo delle possibilità. Pensando un po' su, come è scritto in alto, troverai verso la risposta. 6. Non te la capi per niente male.
Allora dimmi, cosa pensi di trovare qui a Folsens? Non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma ci sono verità che è meglio non svelare. Capisci? E otteniamo un nuovo giocattolo. E adesso possiamo davvero dare lo stinco di bue al cane. E la nostra cugina Luke, lancia lo stinco. Certo, professore, ecco. Bau, sniff, sniff. Credo che gli piaccia. Lo cucciolone non ringherà più per un bel po'. Finalmente possiamo esplorare il resto della città. Il professore e Luke decidono di iniziare le ricerche dei frammenti della fauna nel vicolo. Che inizieremo ad esplorare durante questa parte. Quindi muoviamoci. Ok, ho trovato subito un pezzo della... un frammento della foto. Professore, che sia... un frammento della foto? Direi di sì. Ottimo lavoro, Luke. Lo metterò sicuro nella mia valigia. E otteniamo il primo frammento della foto. Ne abbiamo ancora 14 da trovare. Penso che questo sarà tutto ciò che diranno ad ogni frammento trovato. Quindi penso che vi vedrò di leggere le prossime... insomma, discorsi quando troveremo un frammento della foto, insomma. In ogni caso cerchiamo di aiuto anche qui. Penso che ne troveremo abbastanza. Perché... ok. Sembra vedere sulle lampade. E penso che ci possiamo fermare qui. Intanto parliamo con questa persona. Non mi piace vantarmi, ma io faccio le migliori frittate del mondo, poco ma sicuro. Questo vuol dire che... il problema è che non, il gusto non appare, ma non riesco mai a farne due grandi uguali. Servirle può essere una seccatura, perché bisogna impilarle nel modo giusto. Ecco, ti faccio vedere. Enigma numero 83, frittelle impilate 2, vale 30 più carati. Come pensavo. Ed ecco la seconda versione di frittelle impilate. Probabilmente molti di voi si ricorderanno di questo enigma che abbiamo visto per la prima volta su Molinari Express, quindi un bel po' di parti fa. Quindi direi subito di provare a risolverlo. Ok, facciamo in questo modo. Perfetto. E l'enigma è risolto. Consideralo risolto. Proprio come pensavo. Ci hai fatto per rendere la sfida più difficile, prova a completare l'enigma in 15 mosse. Beh, io l'ho completato al primo tentativo in 17, direi non male. Wow, le tue mani si muovevano così in fretta che sembrava un giocoliere. La prossima volta che farò delle frittelle te ne porterò da parte una montagna. E otteniamo ancora un nuovo giocattolo. Wow, penso che di questo passo completeremo, insomma, potremo completare con le mani a disposizione il minigioco del criceto. Ed ecco un'altra biforcazione, ma prima c'è un altro frammento della foto. Luke, vedi quel frammento della foto laggiù? Sì, evviva, speriamo che non ci sia rovinato stando qui. No, Luke, sembra intatto. Ok, mi sbagliavo prima. I discorsi sui frammenti della foto cambiano, quindi li leggerò, ovviamente. Cerchiamo intanto moneta d'aiuto anche qui. Ecco. Ecco, ne ho trovati due. Vorrei cercare anche il terzo perché sono sicuro che ce ne sia una terza. Anche se non la trovo. Ok, direi di muoverci a sinistra per questo vicolo allagato, per questa biforcazione. Ed eccoci arrivati a un mucchio di rifiuti. E c'è un altro frammento della foto. Guarda, su quel mucchio di spazzatura c'è un altro pezzo della foto. Sia qui, professore, vado io a prenderlo. Stai attento, Luke, quella spazzatura sembra molto instabile. Eccolo qui. Ma cosa ci faceva l'ispettore in mezzo a tutta quella spazzatura? Pensava davvero che l'assassino si nascondesse qui? Difficile dirlo, forse stava soltanto cercando degli indizi. Ed ecco il terzo frammento della foto. Cerchiamo un aiuto anche qui, ovviamente. Anche se penso ce ne sia qualcosa tra questo, insomma, grandissimo mucchio di rifiuti. Anche se non sarà facile trovare qualcosa. Ok, eccone una seconda, direi di poterci accontentare in questo modo. Quindi non ci resta altro che andare a visitare il vicolo a destra. Oh, siete voi! Ehi, io ti riconosco! Sei la figlia di Sir Anderson! Sì, mi chiamo Katia. Come mai ti trovi a Folsens?
Presidente, ma non me ne posso proprio parlare. Scusami, devo tornare alle mie cerche. Addio. Kali, aspettami un attimo. Cosa stai cercando? Wow, davvero veloce. Dunque Katia era diretta qui a Fonsens, proprio come noi. Ritengo che abbiamo scoperto che fosse la ragazza che chiedeva in giro dello scrigno di Elise. Quindi anche Katia sta cercando lo scrigno. Esatto, penso che le cose siano così. E abbiamo trovato un altro frammento della foto. Professore, laggiù c'è un pezzo della foto. L'hai fatto, Luke, lo metterò nella mia valigia, così non lo perderemo. E questa volta ci sono cascato, infatti il discorso era uguale a quello del primo frammento trovato. Penso che valuterò con più calma le prossime volte, in questo modo risparmierò di leggere due volte gli stessi dialoghi probabilmente. E intanto cerchiamo monete e ne troviamo anche in questo scenario. Ed eccoci arrivati praticamente in un ultimo vicolo, questo vicolo è cieco. Tanto parliamo con questa persona. Poi senza città dorata. Già, è così che la chiamavano al tempo. Io lavoravo in una miniera che ha dato questo nome alla città. Ci ero arrivato finché non l'hanno chiuso qualche anno fa. Ancora oggi ogni tanto becco dei ragazzini che scendono laggiù per cercare qualcosa. Ma tornano sempre così, tutte a mani vuoti. Proprio così. Mi sono delle voci sulla grande fortuna che Duca Erzan ha lasciato. Ah, quindi siete anche voi dei cercatori di tesori, eh? Nel caso datemi retta, la vera fortuna non è la miniera, ma nel castello del Duca. Certo, non è facile entrarci, visto che ci abita un vampiro. Va bene, basta chiacchiere. Devo capire che cosa è questo frammento che ho raccolto per strada. Lo so io, è un pezzo di una foto che l'abbiamo cercato in lungo e largo. Oh, quindi è vostro, eh? Beh, a noi non serve, quindi ve lo posso tranquillamente dare. Strano, pensavo che dovessimo risolvere un enigma per averlo. E cerchiamo un aiuto anche in questa casa, in cui sono entrato per sbaglio. Ok, usciamo. Perché voglio cercare qualche altra moneta aiuto. Ok, ero convinto di riuscire a trovarne un'altra. E adesso possiamo davvero entrare in questa casa nel vicolo. Che a quanto pare, non vorrei sbagliarmi, ma sembra avere una musica strana. Penso di averla già sentita nello scrigno, cioè nel paese dei misteri in realtà. Ehi, ecco un altro frammento. Wow, l'ispettore Cemmi ne ha fatta di strada. E otteniamo il sesto frammento, ne abbiamo ancora 9 da trovare. Cerchiamo monete aiuto anche qui ovviamente. Eccone 2. E non mi sembra sospetta questa finestra a forma di tuba. Caspita, che decorazioni bizzarre, non riesco neanche a capire cosa dietro questa immagine. Eh? Di quale immagine parli, Liu? Di questa qui. Che strane. Che queste strane forme siano una specie di codice? Penso che tu abbia trovato l'enigma, guarda qui. Enigma numero 86, figure enigmatiche, vale 35 più carati. Una serie di figure sono disposte e numerate come mostrato sotto. Come puoi vedere, la figura che dovrebbe andare nello primo spazio è assente. Sai disegnarla? Tracciano delle righe ottenendo i piccoli segmenti per disegnare la figura. Allora, questo enigma non è così facile come sembra, quindi devi utilizzare qualche aiuto. Aggiungete la tua attenzione sulla metà a destra delle figure da 2 a 6. Metà destra, eh? Adesso capisco. Sembra quasi che le figure a destra, e quindi la figura intera, sia formata da 2 lettere dell'alfabeto attaccate una all'altra. 2 corrisponde a B, 3C, 4D, 5F e 6F. Quindi penso che la figura 1 possa essere così. Vuol dire che dobbiamo disegnare una doppia A. Vediamo se ho ragione. Una passeggiata. Ben fatto, le strane figure disposte in sequenza sono in realtà le prime 6 lettere dell'alfabeto, disegnate con un formato dell'orologio digitale spiccate come mostrato sopra. Dato che le lettere presenti vanno dalla B alla F, la logica ti manca una versione spiccata della A. Oh, adesso ho capito come funziona. E otteniamo l'ingrediente fiori di campo. A questo punto penso che ce ne manca soltanto uno di ingrediente per il tè. Mentre direi che non abbiamo nient'altro da fare qui nel vicolo cieco, insomma. Torniamo indietro. Nella parte della città. Vediamo, finora abbiamo trovato 7 frammenti, non abbiamo ancora finito.
Già, ce ne mancano ancora un po'. Direi che ne abbiamo trovati la metà più o meno. Abbiamo battuto questa via in lungo e largo e non penso che troveremo altro qui. Controlliamo gli altri boss da dove l'ispettore potrebbe essere passato. Il professore e Luke decidono di cercare i frammenti che ancora mancano nel resto della città. Questo però sarà il nostro obiettivo per la prossima parte, dato che, insomma, penso vi siete resi conto anche voi di quanto è durata questa parte, che spero comunque vi sia piaciuta. Penso che forse per le prossime parti o addirittura per il prossimo let's play, anche per facilitare, insomma, la scelta dei titoli, tra le altre cose, di stoppare le parti, di fermarle dopo il raggiungimento di un particolare obiettivo. Forse in alcuni casi potremmo addirittura andare a capitoli nel caso fossero questi brevi. In ogni caso spero che questa parte vi sia piaciuta e nient'altro. Dal vostro James Pagone è tutto. Ciao a tutti ragazzi.